nata un po' così. Io ho fatto sempre danza da Mila. Ho Anna iniziato è come tutti, ragusana. sì, sono ragusana, come tutti i bambini forse, così perché ero Come affascinata parlavamo da prima, questo, io voglio sì, andare a fare la affascinata da danza, questo sì. mondo. E poi pian piano, non lo so, ho cercato di vederla in modo più serio. Mila mi ha dato l'opportunità di poter studiare in una scuola più Più specializzata, ma tu specializzata. praticamente qua cosa facevi? Andavi a scuola Sì, normalmente e qua era poi... solo l'hobby della sera. Dopo la scuola, dopo aver fatto i compiti, dopo aver fatto tutto il resto della vita normale di uno studente. La nostra scuola già lavora Rita Gurieri, per esempio, mi ha aiutato tantissimo questi ultimi anni. Luisa Mazza, ora Anna Guastella. Questo è bellissimo quando noi cominciamo da nostra scuola a vedere non solo risultati, ma che sono un vero aiuto. Per esempio, in questo assaggio Parliamo domani al saggio di domani, ci quanta sono preparazione c'è molte dietro? coreografie di giovani, di mio figlio, di Rita, di Luisa, che sono bellissime, normale. C'è maestra Vera Vlahovic, c'è mia carissima amica Radmila Teodorovic che è venuta d'America per aiutarmi, che hanno fatto bellissimi balletti. Noi abbiamo un'altra esperienza, esperienza teatrale, ma si vede che anche giovani possono fare bellissime cose, Cosa? bellissime cose. Carmina Burana, per esempio, per spettacoli di giovedì ha fatto mio figlio. Vedrete, è veramente bellissimo, Sotumino e Don Salvino Raia. bellissimo. E il concetto di minore non è soltanto il minore in disagio, ma è il minore anche in situazione normale. Noi tante volte approntiamo dei servizi per i minori in disagio, non pensando che probabilmente se avessimo messo in atto dei meccanismi di prevenzione perché i minori dalla normalità non passassero al disagio, probabilmente vinceremmo questo disagio. Praticamente siamo nella logica dello Stato amministratore che riconosce diritti e contemporaneamente chiede doveri e il dovere alle persone di collaborare per il benessere sociale. Esorto per iniziativa della direttrice del coro Antonella Rollo Asaro, che tutti conoscete, e la pianista del coro è la signora Emanuela Patanè. Questo coro è composto di 35 bambini. Stasera i bambini sono molto di meno perché, data l'età dei coristi, sono ammalati e naturalmente quello che imperversa è la rosolia, il morbillo, la parotite, perché giustamente sono malattie di bambini.